Benvenuti o bentornati sul canale. Riuscirò con questo metodo a diventare perfettamente bilingue? Scopriamo di cosa si tratta. Sto per iniziare, o meglio, ho iniziato da poco questo metodo, questo protocollo che voglio condividere con voi. E c'è poco da fare. Nel giro di qualche tempo scopriremo se funziona oppure no, perché mi sono messa sotto e adesso vi spiego di cosa si tratta. Ragazze, io praticamente sono una fruitrice anche di TikTok e la sera, scorrendo appunto TikTok, mi sono imbattuta nel video di una creator che, se non sbaglio, ma comunque metterò tutti i credits in info box, si chiama Paola Di Lello. Ovviamente vi lascio link al suo TikTok e anche tutti i link che poi vedrete potrebbero esservi utili, quindi del suo, diciamo, metodo, del suo protocollo. Questo, infatti, metodo non è farina nel mio sacco assolutamente, ma è stato inventato, diciamo, da lei. È stato inventato da lei per se stessa. Questa donna non vende assolutamente questo corso, ma ha inventato questo metodo per imparare l'inglese e lei è perfettamente bilingue, parla un inglese perfetto. Ora io non sono completamente, diciamo, a secco di inglese perché l'ho studiata a scuola, però non praticandolo mai, non avendo approfondito la cosa e probabilmente avendo studiato male e avendo anche, secondo me, avuto dei pessimi professori con un metodo che, secondo me, in Italia ai tempi era un po' obsoleto, non l'ho imparato bene. Però mi rendo conto, diciamo, se qualcuno ha un livello, quantomeno come pronuncia, come, insomma, modo di parlare fluente, più o meno, insomma, buono, mi rendo conto quantomeno quando qualcuno è scarso come me. Lei, infatti, addirittura, se non sto sbagliando, oggigiorno insegna anche inglese in una scuola, quindi poi credo che si sia anche certificata, quindi che non si sia, diciamo, autoproclamata ovviamente insegnante di inglese. Però quando credo che abbia, non lo so, un'età indefinita, secondo me over 40, non saprei meglio definirla, mi perdonerà se dovessi aver sbagliato, ma questo è per dirvi che fino ai 24 anni, quantomeno questo è quello che lei racconta, lei non parlava inglese assolutamente, proprio zero. Io quantomeno parto da un livello, diciamo, medio basso, più elementare che medio forse, insomma, mi rendo conto di riuscire a scrivere in inglese con il supporto di traduttori o comunque cercando sul vocabolario eccetera, insomma, supportandomi con internet. Riesco a scrivere in un modo che è comunque comprensibile al mio interlocutore. Scrivo mail quasi tutti i giorni in inglese, però si tratta più o meno sempre di mail standard che riguardano più o meno sempre gli stessi argomenti, e quindi, insomma, non è neanche questo un metro di giudizio particolarmente, diciamo, valido per valutarmi, ecco, per valutare me stessa. Però lei, appunto, fino ai 24 anni non parlava assolutamente inglese, quindi a differenza mia partiva da zero. Ha messo appunto questo sistema su se stessa e lei è diventata completamente bilingue nel giro di 2 anni. E con completamente bilingue intendo dire che può essere tranquillamente scambiata con una madrelingua, ma soprattutto fa i video su YouTube perché ha praticamente avuto un bimbo e a questo bimbo, fin dalla nascita, parla solo ed esclusivamente in inglese. Quindi il rapporto tra lei e suo figlio si svolge solo ed esclusivamente in lingua inglese. Quando invece lei parla con suo marito o si rivolge ad altri, anche davanti a suoi figli, a suo figlio, usa l'italiano, ma suo figlio si rivolge a lei e lei si rivolge a suo figlio in qualsiasi contesto si trovino, anche se vivono in Italia, sempre in inglese. E in questo modo lei sta crescendo suo figlio in modo completamente bilingue. E praticamente il suo metodo nasce un po' anche da questa osservazione, cioè dal fatto che noi tutti, quando siamo appunto dei bimbi, impariamo la lingua del paese nativo, quindi la nostra madrelingua, non di certo guardando, che so, filmati con i sottotitoli o facendoci tradurre le frasi, perché ovviamente,
come succede, il bambino quando inizia a interagire con i genitori si sente continuamente ripetere le cose. All'inizio, ovviamente, il bimbo non parla, quando inizia a parlare, appunto, ha sentito quella lingua intorno a sé fin dalla nascita e quindi la apprende in questa modalità. Quindi lei dice anche gli adulti possono riuscire ad apprendere la lingua semplicemente con l'ascolto, ok? Quindi con l'ascolto della lingua, senza sottotitoli, senza traduttore. E adesso quindi vi spiego il suo protocollo. C'è da dire che ovviamente il protocollo che dice lei prenderà bilingue nel giro di 2 anni, 24 mesi, se non sto sbagliando, funziona se voi praticamente farete l'esposizione alla lingua da imparare, quindi vale per l'inglese, vale per il francese o per qualsiasi altra lingua voi vogliate. Se farete appunto l'esposizione alla lingua per il 30% del tempo in cui state svegli, quindi ipotizzando che voi stiate svegli 14 ore al giorno, perché 10 appunto dormite, per le altre 14, se vi esponete alla lingua, quindi 4 ore e mezzo, il 30% di 14 ore, circa 4 ore e mezzo, diventereste bilingue nel giro di 2 anni, appunto. Totalmente bilingue, ovviamente, prima dei 2 anni diventerete dei bravi parlatori di questa lingua, ma per essere proprio tali e quali o madrelingua, 2 anni. Lei in questo momento sta facendo la stessa cosa che aveva fatto per l'inglese con il tedesco, e quindi diciamo racconta anche di questa sua, di questo suo percorso in questo momento col tedesco. Vado però a spiegarvi di cosa si tratta e ovviamente vi lascio in info box anche il link che lei lascia a chi glielo chiede del protocollo con tutti i passi. È una paginetta piccolissima perché le regole sono poche, semplicissime e il metodo si spiega in un attimo, ok? Allora, peraltro c'è da dire che il PDF che vi lascerò lei l'ha creato per il suo dentista, che avendo saputo appunto del suo percorso aveva probabilmente chiesto a lei aiuto a sua volta per imparare l'inglese. Lei quindi ha settato, diciamo, quel protocollo per il suo dentista. Quindi vedrete che alcune fonti che lei consiglia al suo dentista di utilizzare sono fonti tecniche per argomenti appunto che interessano ad un dentista, ma ognuno di noi lo setterà, come adesso vi spiegherò, sui propri gusti, passioni e esigenze. Allora, si compone in sostanza di 3 segmenti di ascolto quotidiani, perché questo programma va eseguito minimo, ragazzi, minimo 45 minuti al giorno, quindi bisogna avere almeno 45 minuti al giorno e 7 giorni su 7. Quindi, ovviamente, più tempo dedicherete all'ascolto, più progredirete velocemente, ma minimo devono essere 15 minuti, scusate, 45 minuti divisi in tranche di 15, 15 e 15, ok? Allora, la prima tranche di ascolto di 15 minuti deve essere dedicata al cosiddetto inglese semplificato. Io dirò inglese, ma fate conto che potete sostituire la parola inglese con qualsiasi lingua voi vogliate imparare. Quindi 15 minuti di inglese semplificato. Seconda tranche da 15 minuti o più, ripeto, può essere invece denominata inglese quotidiano. Ok, inglese quotidiano. Terza tranche d'ascolto invece è l'inglese tecnico. Quando andate ad ascoltare, io vi consiglio di utilizzare delle cuffiette. Questo vi permetterà di isolarvi meglio dall'esterno e di sentire meglio la pronuncia. Infatti, il programma prevede che voi durante l'ascolto di questi 3 tipi di inglese che adesso vi andrò a spiegare, potete comunque fare delle attività. Basta che queste attività non vi impegnino mentalmente. Quindi, se state facendo un'attività che mentalmente vi sta impegnando, come scrivere, come leggere, come lavorare al computer e quindi fare delle cose al computer, non potete ascoltare. Ma se state facendo delle attività come le pulizie in casa, lavare i piatti, vi state allenando, qualcosa che insomma, magari state correndo, qualcosa che non vi impegni mentalmente,
che consenta al vostro pensiero di concentrarsi sull'ascolto, potete assolutamente fare altre attività. E per questo motivo vi consiglio l'utilizzo delle cuffiette, perché per esempio quando fate le pulizie in casa fate ovviamente del rumore e quindi questo non faciliterà un ascolto attento di quello che appunto state ascoltando in quel momento. Allora, per quanto riguarda l'inglese elementare, lei suggerisce di andare a scegliere dei cartoni animati o delle favole, dei racconti per bambini che praticamente sono molto semplici, quindi appunto inglese semplificato, dialoghi molto molto semplici. E io personalmente utilizzo anche il trucchetto di quando li ascolto appunto su YouTube, scelgo quasi sempre diciamo del materiale che prelevo da YouTube, perché questo mi consente di rallentare leggermente la velocità d'ascolto e metterla a 0,75. Questo non distorce la pronuncia, ma semplicemente la rallenta quel tanto da evitare che appunto il parlare sia troppo veloce, perché magari è destinato a un pubblico che è in inglese appunto, quindi che capisce anche se si è un po' veloci nel parlare. E spesso succede appunto che questi contenuti abbiano una velocità magari a mio avviso un po' troppo veloce, perché effettivamente dovendoli scegliere senza sottotitoli nella maggior parte dei casi non sono favole, cartoni animati o racconti insomma studiati per chi sta imparando l'inglese e quindi volutamente lo speaker parla piano, ma sono cartoni animati, racconti eccetera destinati a bambini magari dell'età di 6, 7 anni, 10 anni, dipende insomma dal tipo di video che andate a cercare, che però sono inglesi e quindi non hanno difficoltà a sentire un normale tono di voce nella sua normale velocità. Se invece andassimo a cercare dei contenuti fatti per italiani che vogliono imparare l'inglese, o comunque per stranieri, insomma non inglesi, che vogliono imparare l'inglese, probabilmente sarebbero sì più rallentati, ma spesso e volentieri hanno anche il sottotitolo. È un po' difficile trovarli senza sottotitoli. Questo programma invece prevede che l'inglese semplificato non deve avere sottotitoli e questo tipo di ascolto deve durare appunto i 15 minuti o 20, quello che scegliete di dedicare. Ovviamente tutte e tre le tranche devono avere lo stesso tempo dedicato, lo dovete dividere in tre il tempo totale. Deve essere ascoltato l'inglese semplificato ogni giorno, lo stesso identico video, lo stesso identico audio, fino a quando non capirete fino all'80, diciamo almeno all'80% di quello che dice lo speaker. Sinché non vi rendete conto che non lo capite, lo dovete riascoltare. Quindi cercate di scegliere un qualcosa che non vi sia insopportabile risentire per più giorni. Perché può capitare che ad alcuni basti un ascolto, due ascolti, dipende anche dal vostro tipo di inglese. Non scegliete un inglese troppo semplificato se siete già un pochino avanzati, ok? Magari scegliete la ricerca, ecco, del materiale è importante per la buona riuscita poi del programma, quindi dedicate magari del tempo i primi giorni a cercare il materiale adatto al vostro livello di inglese e ai vostri interessi, ecco. Un altro mio, diciamo un mio consiglio è quello di me l'ha dato il mio fidanzato e questo secondo me è un buon consiglio, io almeno l'ho trovato ottimo. Oltre che cartoni animati e racconti e favole, andare anche a cercare dei documentari, perché i documentari appunto sulla natura, quindi che so, i leoni della savana eccetera eccetera, per esempio National Geographic, di solito hanno uno speaker che parla in maniera piuttosto lenta e tranquilla e quindi si capisce molto bene, è molto adatto come inglese semplificato, ecco. Però come vedrete io ho utilizzato il sistema del come si dice del
documentari per fare l'ascolto dell'inglese tecnico. Adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda invece il secondo tipo di inglese, ossia l'inglese quotidiano, avete veramente l'imbarazzo della scelta. Potete scegliere di ascoltare una radio inglese, dove ovviamente però ci siano delle persone che parlano, quindi non la musica, e dei podcast, dei notiziari, quindi potete andare, che so, sul canale della BBC. Io per esempio ho scelto l'inglese della Gran Bretagna, ok, UK, non inglese americano per il momento. Cerco di mantenermi sulla pronuncia dell'inglese appunto britannico. Quindi, che so, potete ascoltare la BBC, potete ascoltare un podcast, potete sentire appunto notiziari, eccetera. In questo caso potete anche seguire serie TV, però mi raccomando, lo ribadisco, sempre senza sottotitoli. Per questo tipo di inglese, peraltro, si possono seguire anche serie TV. Quindi, per esempio, io attualmente ho deciso che per l'inglese quotidiano, quindi quello diciamo parlato dalle persone normalmente di lingua inglese in un dialogo normalissimo, e quindi le serie TV vanno bene, ho scelto di seguire appunto delle serie TV che magari ho già visto, in modo da essere un pochino avvantaggiata dalla comprensione della trama, nella comprensione della trama, perché magari l'ho già vista, quindi so già di cosa si tratta. In ogni caso, appunto, lo ribadisco, senza sottotitoli, però potete anche cimentarvi in una nuova serie e vedere un po' di capire insomma qualcosa. Un metodo che consiglio è quello di, quando capite una parola, nel senso che avete quantomeno capito come è scritta, la dovreste annotare e andare a cercare il significato, e poi appunto così, in questo modo, arricchite piano piano il vostro vocabolario. Nel caso dell'inglese quotidiano, dovete andare avanti, cioè voi ascoltate quel quarto d'ora, 20 minuti, quello che è di inglese quotidiano, il giorno dopo ne ascoltate un altro pezzo, quindi andate avanti anche con le puntate, non dovete riguardare sempre la stessa. Il riguardare sempre lo stesso appunto racconto, fiaba, cartone animato, riguarda l'inglese semplificato, ok? Una cosa che non ho detto dell'inglese semplificato è che io ho iniziato con gli audio racconti per bimbi, quindi le favole per bimbi, ma solo audio, senza video. È molto più difficile per me, quindi lei lo specifica, potete, dipende dal vostro livello di inglese, o guardarlo, quindi avere un video che vi aiuti con le immagini a capire quello che si sta dicendo, oppure ascoltarlo. Nel mio caso, con l'ascolto è stato un po' fallimentare, mi ha buttato un po' giù di morale, e quindi anche se purtroppo questo mi impedisce di sfruttare i momenti morti, tipo l'allenamento, quando lavo i piatti, quando faccio il bucato, eccetera, perché ovviamente con un audio posso tranquillamente fare le mie faccende, col video mi devo sedere e dedicare del tempo. Però ho deciso la mattina di svegliarmi un po' prima, e l'inglese semplificato è la prima cosa che faccio al mattino, mentre bevo il caffè dedico un quarto d'ora alla visione di favole per bambini. Quindi ho cercato su YouTube delle favole che abbiano però il video, ripeto, senza sottotitoli. Mentre per l'inglese appunto quotidiano, ho iniziato i primi giorni ad ascoltare notiziari inglesi, però mi stava venendo la depressione con tutta la guerra, l'Ucraina, le cose, Putin, eccetera. Ho detto no, preferisco una serie, e quindi adesso, da stasera, passerò alla serie TV, ok? Quindi vedrò la serie TV, non ho ancora deciso quale. Per quanto riguarda invece l'inglese tecnico, potete andare a scegliere quello che è un argomento di vostro interesse. Io per esempio non ho ancora ben capito, magari cercherò di inoltrare alla creator questa domanda, se posso spaziare su più argomenti o se mi devo attenere sempre allo stesso argomento. Non ho capito questo. I miei argomenti, diciamo, sarebbero si possono seguire per esempio dei creator YouTube, ok, che fanno video su questo argomento specifico. I miei argomenti sarebbero fitness, beauty, quindi potrei seguire delle YouTuber inglesi che appunto fanno makeup tutorial o comunque
unboxing, qualunque cosa a tema beauty, così a tema cosmetici, oppure appunto fitness, oppure ancora credo di sfruttare il suggerimento del mio fidanzato e quindi di usare per l'inglese tecnico i documentari magari su una determinata tematica, per esempio appunto l'Africa. Per esempio, ecco, la natura è l'Africa, quindi tutti i documentari che riguardino la savana, i leoni, le gazzelle, eccetera, eccetera. E vi terrò informati su come andrà il tutto. Per il momento, diciamo che ho deciso di fare 15 minuti, poi vediamo se riesco a ritagliare più tempo di 15 minuti. Per il momento vorrei partire così per non partire troppo così, diciamo, a sprombattente e poi finire un po' male. Ho deciso di mettere 15 minuti di inglese semplificato, lo ripeto, racconti, favole, cartoni animati senza sottotitoli da rivedere ogni volta, sempre allo stesso pezzo, diciamo, finché non si è capito almeno l'80% del racconto, della favola, del cartone, quello che è, la mattina. Quindi mi sveglio, prendo il caffè e faccio questo. E io ho scelto video perché ho provato con audio, ma è troppo difficile per me l'audio. Ho bisogno del supporto del video per capire meglio. Poi invece ho deciso di mettere tutte e due le altre tranche la sera. Inizierò con i 15 minuti di inglese tecnico, quindi andrò a guardare o un video di YouTube Beauty o un video di YouTube Fitness, oppure ancora guarderò appunto il documentari, e poi dopo a seguire invece farò l'inglese quotidiano con la puntata della serie TV. C'è da dire che questo programma lei lo aveva fatto appunto, come vi ho detto, per il dentista, quindi l'inglese tecnico erano tutti diciamo cose che riguardavano la ortodonzia, ok? Per cui non so esattamente se riesco a trovare un interesse tecnico e a reperire del materiale così tecnico come lei aveva inteso per il dentista, perché guardando video su sul fitness forse credo che siano abbastanza tecnici, mentre sulle beauty mi dovrei specializzare sempre nello stesso tipo di contenuto, perché fanno video diversissimi le creator, passano dal vlog all'unboxing, cioè non è proprio tecnico, è quasi un inglese che potrebbe sostituire quello quotidiano, perché chiacchierano un po' di tutto, per cui vabbè, però credo che alla fine tutto faccia brodo e serva. Quindi questo è quello che sto facendo io, ho iniziato a farlo da una settimana, 10 giorni più o meno, e vi farò sapere come mi trovo, se ci sono progressi, vi terrò aggiornati su questa cosa. Fatemi sapere se per caso qualcuna di voi, ispirata da questo mio video, dovesse decidere appunto di provare questo metodo, e se invece un'altra cosa che vi voglio chiedere è se voi parlate correttamente una lingua, come l'avete appresa, qual è stato il vostro metodo di studio, la vostra esperienza e cosa consigliereste, e nel caso se siete ad un buon livello cosa ne pensate di questo metodo appunto di esposizione alla lingua in questo modo, quanto possa servire e secondo voi se è un'idea valida. Vi invito prima di diciamo iniziare ovviamente questa prova, se voleste farlo insieme a me, di cercare appunto questa creator. Non ho idea se lei abbia anche un profilo Instagram, vi dico la verità, però vi invito nel caso a cercarla, perché sentirla parlare, sentire da lei insomma che racconta la sua esperienza, vi dà un quadro completo, più completo magari di quello che ho potuto fare io, della situazione. Io vi dico la verità, non ho visto tutti i suoi video, ne ho visto un po' e ho capito che lei appunto aveva questo rapporto con suo figlio, per cui parlava in inglese al bambino fin dalla nascita. Mi sono un po' incuriosita, ho fatto scorrere un po' di video, ho trovato quello in cui le raccontava il suo metodo, perché tanti le chiedevano, praticamente lei non aveva aperto il profilo per fare questa roba qua di condividere il suo protocollo, ma per condividere l'esperienza di genitore che cresce un bambino bilingue. E però tanti le hanno chiesto, come hai fatto, tu sei nata in Inghilterra, parli inglese così bene perché hai la madre inglese, eccetera eccetera. Quindi lei a quel punto ha spiegato e le persone gli hanno detto, potresti condividere il tuo metodo, e lei l'ha condiviso. Questo è quello che ho capito più o meno,
laddove dovesse esserci un'inesattezza in quello che ho riportato, me ne scuso, però appunto non ho avuto tempo di vedere tutto quello che lei ha prodotto come video su TikTok. Bene, noi ci aggiorneremo, ragazze, perché io ho intenzione di applicarmi seriamente a fare questa cosa e quindi vedremo insomma i progressi man mano nel tempo e vi terrò sicuramente aggiornate. Se questo video però vi è piaciuto, vi è stato utile e vi piace anche magari che io vi parli di quelli che sono i miei improvement, iniziamo a parlare inglese, quindi i miei miglioramenti, le mie idee per migliorarmi da un po' di punti di vista, può essere appunto imparare l'inglese, sapete che sono molto attiva dal punto di vista dello sport, quindi vabbè, in quel caso io sono una personal trainer, quindi viceversa mi piace diciamo elargire quello che so qua nei miei video quando capita, insomma, se però vi piace questo mio mettervi partecipi di tutte quelle che possono essere le iniziative per fare di me stessa una persona migliore, almeno dal mio punto di vista, insomma, cerco di fare delle cose come per esempio leggere di più, e se magari ho da raccontarvi appunto delle piccoli trucchetti, piccole iniziative che ho in merito e quindi magari vi piacciono questi video, fatemelo sapere, perché mi piace sempre condividere con voi insomma le mie idee in merito. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.